Sono dottor Buetto Giovanni, da qualche anno sono il responsabile del pronto soccorso di Castiglione delle Stiviere. C'è una stagionalità nelle patologie che lei riscontra in entrata al pronto soccorso? Indubbiamente sì, le stagionalità riguardano specialmente le malattie cardiovascolari o cardiache in genere. Questo succede nelle variazioni stagionali, anche se le stagioni un po' si sono allineate, freddo freddo o tanto caldo. Le patologie Certo. cardiache sono influenzate spesso da variazioni di temperatura ambientale, è troppo freddo o è troppo caldo. Quindi dei pazienti che sono borderline o predisposti possono avere delle problematiche cardiache che noi spesso riscontriamo in pronto soccorso. Altra domanda, altro argomento attuale, quella delle punture di insetto. Ultimamente ha riscontrato un aumento, o in realtà è una cosa che c'è sempre stata? È una cosa che c'è sempre stata, sicuramente nel periodo estivo, primaverile estivo, si accentua il fenomeno, anche perché la gente sta più fuori, la gente sta nei parchi, la gente sta nei giardini e sicuramente, insomma, gli imenotteri o gli insetti in genere vivono lì e quindi l'esposizione può essere maggiore, anzi è maggiore. C'era questa cosa sul ragno violino, il timore. Ragno violino, il timore ragno violino c'è sempre stato. Probabilmente il paziente ha, insomma, riversa sulle sue punture, diciamo, una certa tossicità. Probabilmente anche il paziente era un soggetto allergico. Infatti ho saputo che aveva, diciamo, confuso la puntura del ragno violino con la puntura di zanzara e da lì si è scatenato tutta una reazione sicuramente allergica e tossica che alla fine ha portato alla morte il paziente. Succede anche per una semplice puntura di ape, come sappiamo, di Vespa. Altro tema purtroppo attuale e che ci ha toccato anche da vicino come ospedale di Castiglione è la violenza sui sanitari. Ci sono situazioni sicuramente di stress nel pronto soccorso più che altrove. Qual è la sua esperienza in materia e cosa fate anche per tutelarvi? Per certo so una cosa, che chi manifesta violenza sugli operatori sanitari, a partire dal triage, a finire poi ai medici, nel senso che c'è un passaggio già consolidato, normalmente è il paziente che ha poco o nulla di grave. Perché il paziente che ha un problema serio sul triage si riscontra un fatto critico, immediatamente viene preso in carico. Da triage, dall'ambulatorio dedicato o da uno dei due ambulatori dedicati, per cui viene trattato immediatamente. Il paziente che purtroppo per l'eccesso di prestazioni che noi riversiamo sul sistema sanitario, noi vediamo tantissimi pazienti che sostanzialmente sono da codice bianco, quei pazienti che sono purtroppo sottoposti a un'attesa di qualche ora diventano impazienti e cominciano a manifestare aggressività verso il personale. Come sapete, noi abbiamo avuto un caso abbastanza importante, critico, un nostro operatore addirittura è finito in sala operatoria per una frattura delle ossa facciali con un paziente che poi alla fine era solo agitato. Cerchiamo di fare i controlli anche sul paziente che non manifesta criticità. Cioè, comunichiamo al paziente che ci sono dei tempi di attesa, nel frattempo recuperiamo i parametri, controlliamo i parametri, così che il paziente in qualche modo si tranquillizza. Mi hanno controllato la pressione, mi hanno fatto l'elettrocardiogramma, magari abbiamo fatto un prelievo così di routine in base ai sintomi che ha, per cui il paziente già si vede in qualche modo attenzionato. Spesso non è così. Spesso noi vediamo pazienti che hanno delle problematiche croniche, ho delle problematiche di lunga durata, tipo mi fa male il gomito da 3 mesi, sicuramente non è una patologia d'urgenza che deve vedere il pronto soccorso.